Grave dopo uno scontro sulla Sarzanese, un giovane di 23 anni di Bozzano è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cisanello. Disoccupati a lavoro con il progetto Ventaglio, da lunedì partono gli interventi di piccola manutenzione sul territorio di Lucca, finanziati con il premio assegnato dal governo per l'accoglienza ai migranti. Oltre le mura con Marco Brinzi, domenica prossima a San Vito una serata di letture popolari e vernacolari con il noto attore lucchese. Premio Tobino, ecco gli studenti vincitori in San Micheletto, l'atto conclusivo del concorso dedicato al celebre medico scrittore. Ora è davvero fatta, la lucchese è di Lorenzo Grassini, firmato l'atto che determina il passaggio della società rossonera nelle mani dell'imprenditore senese, che diventa anche presidente dell'assemblea dei soci, ha sancito anche le altre cariche. Il Livorno Pagliuca, un colpo di fulmine, presentato il 42enne neotecnico che riparte con entusiasmo e che ha sposato subito il progetto della società. Le ambizioni non mancano e se alle lucchese qualcuno non venisse confermato. Cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi, che dunque apriamo con la cronaca. Ancora, ormai è quasi una notizia quotidiana purtroppo questa, un grave incidente stradale sulle arterie della nostra provincia, stavolta è successo sulla Sarzanese a Massarosa. Vediamo tutti i particolari nel servizio. Ha fatto un volo in aria di diversi metri prima di schiantarsi al suolo di fronte agli occhi increduli dei passanti. Purtroppo in gravi condizioni il ragazzo vittima di un violento incidente stradale avvenuto a metà mattinata sulla via Sarzanese a Massarosa. Lo scontro si è verificato tra Piano del Quercione e la rotatoria di Montramito. Il giovane di 23 anni, residente a Bozzano, transitava in sella ad uno scooter Honda 125 in direzione Viareggio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale e raccontato dai testimoni, il giovane in fase di sorpasso, per cause ancora da accertare, ha urtato un veicolo proveniente dalla direzione opposta, colpendo lo specchietto laterale. È stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto molti metri più avanti. Sul posto sono arrivati mezzi di soccorso del 118. Il ragazzo ha riportato molti traumi ed è stato trasportato d'urgenza in codice rosso a Cisanello con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto la Polizia Municipale di Massarosa, prontamente intervenuta per i rilievi e per dirigere il traffico, rimasto rallentato per almeno un'ora in entrambe le direzioni. Ancora cronaca, un 33enne domiciliato ad Altopascio, Stefano Tangari, è stato arrestato dai carabinieri dopo che, armato di pistola, mercoledì aveva compiuto due rapine. La prima in una tabaccheria di Chiesino Zanese, la seconda in una farmacia di Fucecchio. Per non essere riconosciuto, l'uomo indossava un casco integrale e sotto il casco una maschera di gomma. Il rapinatore si trova detenuto presso la casa circondariale di Lucca in attesa dell'udienza di convalida che si celebrerà nei prossimi giorni. Ed ora parliamo della possibilità, appunto, di disoccupati di trovare lavoro, perlomeno con il progetto Ventaglio. Partiranno lunedì prossimo gli interventi di piccola manutenzione nei paesi e nelle frazioni del territorio comunale di Lucca, condotti da più squadre di cittadini che hanno risposto al bando per i lavori socialmente utili. È la seconda edizione del progetto Ventaglio, che nel 2016 ha visto il coinvolgimento di 17 persone iscritte nelle liste di disoccupazione, impiegate in una serie di piccoli lavori sulle strade e nelle scuole, con contratti a tempo determinato. L'aspetto più particolare del progetto è che i soldi, 150.000 euro, arrivano dal governo e sono il premio per le politiche di accoglienza ai migranti adottate dal comune. Inoltre, le squadre di lavoro interverranno sulle criticità segnalate dagli stessi cittadini nell'ambito degli incontri dell'iniziativa Dillo all'assessore. Questo progetto mira a innescare un circolo virtuoso che vede insieme i contributi che lo Stato concede ai comuni in come gratitudine, si chiama appunto bonus gratitudine per l'accoglienza dei migranti, persone che hanno bisogno di lavorare, quindi persone che abbiano un ISEE basso e stili di vita modesti, cooperative sociali che ci hanno permesso di inserirle in un progetto lavorativo e le istanze dei cittadini che sono state portate o al comune con varie forme, ma anche e soprattutto con Dillo all'assessore, che è il progetto che ha portato noi assessori a percorrere il territorio e a raccogliere i bisogni
bisogni manifestati dai cittadini. Nel dettaglio, le due cooperative che hanno risposto al bando, la Giovani e Comunità e la CCCP, assumeranno a tempo determinato almeno 3 persone disoccupate o inoccupate, con contratti a tempo determinato. Le prime due squadre cominceranno a lavorare dal lunedì 11 giugno. Si partirà dal territorio dell'ex circoscrizione 8. Una squadra sarà impegnata nella pulizia delle zanelle delle strade ad Aquileia, Mastiano e Gugliano. Una seconda squadra effettuerà invece interventi di decoro urbano in centro a Ponte Amoriano. Il capo della polizia alla chiusura del convegno RailPol. È stato l'intervento di Franco Gabrielli, capo della polizia, a concludere la 2 giorni di lavori del tavolo tecnico RailPol, che da mercoledì ha visto a Lucca i responsabili delle polizie ferroviarie degli Stati europei. Un incontro annuale, giunto alla sua 39esima edizione, è realizzato per fare rete delle esperienze maturate da ogni singolo Stato in merito alla sicurezza ferroviaria. Questo è un convegno che proprio mette a fattor comune tutte le esperienze. Ci permette di avere una visione molto più completa di quelle che sono le strategie, i mezzi di contrasto ai fenomeni che avvengono in ambito ferroviario. La provincia di Lucca, purtroppo, ha rappresentato uno spartiacque per molte delle procedure di sicurezza del trasporto merci, all'indomani della strage ferroviaria di Viareggio. Ma guardi, c'è una valutazione della safety in ambito ferroviario che si svolge a livello addirittura di Commissione europea e di una serie di network che si occupano di safety più che di security. Quindi c'è una strategia anche in questo campo, soprattutto in Italia, in ambito di safety, con l'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria, che ha avuto un impulso notevole proprio dopo l'incidente di Viareggio. E la Polizia Ferroviaria, come invece organo di security, farà sicuramente, farà sicuramente darà il proprio contributo, tra l'altro avendo istituito un'unità specializzata, il NOIF, il Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari, che è veramente un fiore all'occhiello non solo della Polizia Ferroviaria ma della Polizia Italiana. Rovesci e temporali anche di forte intensità nelle prossime ore su tutta la Toscana. In tal senso la sala operativa della Protezione Civile ha diramato un codice giallo per rischio idrogeologico emesso appunto dal Centro Funzionale Regionale, che va dalle 16 di giovedì fino alla mezzanotte di venerdì. Oltre le mura, luoghi e persone, sapori e parole con l'attore Marco Brinzi. Una serata dedicata alla letteratura popolare e vernacolare, con lo scopo di rivitalizzare culturalmente il quartiere di San Vito. L'evento avrà luogo domenica 10 giugno presso il teatro all'aperto. Sarà Marco Brinzi a proporre le letture, che si alterneranno a musiche popolari e tematiche a cura degli Waits. La serata si svilupperà sui temi della lingua dialettale e del cibo del territorio, come ambiti dell'identità di ogni persona. Cesare Viviani, Petroni, Pascoli, ma anche Totò, Pasolini e Tobino sono solo alcuni degli autori dei libri da cui Marco Brinzi, Talita Ciancarella e alcuni lettori e lettrici di Lucca Libri trarranno i brani della serata. Oltre le mura vuole essere l'inizio di un percorso di approfondimento culturale da realizzare nei luoghi e nei quartieri interessati dai recenti percorsi di recupero di alcune aree pubbliche. Nasce con l'idea di riqualificare un quartiere che è San Vito, il quartiere dove sono nato, e l'idea di portare un'attività culturale, una festa di paese, infatti si mangerà anche il dolce a fine serata, e che sia portare un'attività culturale che venga dal popolo, che siano le tradizioni, la scoperta delle proprie tradizioni, anche tramandare alcuni testi, alcuni autori appunto del passato lucchese, per poi aprirsi al nuovo, a ciò che arriva anche dall'esterno, accogliere. E San Vito è un quartiere che ha avuto negli anni 70 molte difficoltà, perché era un quartiere molto popolare, un quartiere non facile, molto residenziale, e portare un'attività culturale in uno spazio nuovo come quello dell'anfiteatro per me è un onore, perché insomma ci sono nato, ci giocavo a pallone in quello spazio e adesso ci posso recitare delle poesie, e vi invito tutti a divertirsi tutti insieme e ascoltare questi passaggi di questi autori locali.
È stata presentata presso il Palazzo Comunale di Barga la prima edizione della Battaglia di Barga. L'iniziativa farà rivivere presenti un tuffo nella storia dal lontano 1200, quando i lucchesi volevano conquistare queste terre. La manifestazione si svolgerà il 16 e 17 giugno e vedrà sul campo di battaglia oltre 100 figuranti. Su questa iniziativa vi proporremo un ampio servizio nei prossimi giorni. Rimaniamo nella Valle del Serchio. Dopo Piazza del Serchio, anche il Comune di Borgo a Mozzano ha annunciato che sarà mantenuta la presenza del medico nel presidio del 118. Ho avuto rassicurazioni in tal senso dai vertici regionali, ha detto il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti. Saliamo in Garfagnana, a Pieve Fosciana, per un fine settimana dedicato al cibo e alla caccia. Fine settimana con tante attività a Pieve Fosciana. Mentre il centro storico Garfagnino ha ospitato due giornate dedicate al cibo in strada, dal titolo In Cammin Mangiando, agli impianti sportivi si svolgeva la prima edizione di Caccia Village. Il Cammin Mangiando si è allargato proprio includendo nella nostra manifestazione il Caccia Village per riuscire ad integrare insieme al proporre i prodotti tipici del nostro territorio anche un'unione con altre associazioni, in questo caso un'associazione venatoria che rientra nel Caccia Village. All'iniziativa hanno partecipato tutte le più importanti associazioni venatorie. Come Federcaccia abbiamo aderito subito a questa iniziativa che ci è sembrata importante per il nostro movimento. Diamo una mano volentieri, ci siamo prodigati nel fare questa casa del cacciatore, quindi di essere presenti con questo nostro stand. Come Italcaccia abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa, perché è una cosa importante per la Garfagnana. Fra le altre cose, noi prossimo anno saremo presenti e speriamo di portare altre persone, facciamo altre iniziative come gare su cani. Anche noi abbiamo partecipato volentieri come nel caccia a questa manifestazione, sperando che cresca negli anni per il buon andamento della caccia e dell'attività venatoria. La manifestazione è stata l'occasione per molti di provare il tiro al bersaglio con pistola d'aria compressa e visionare una vasta gamma di prodotti di abbigliamento adatto alla caccia e alla pesca. Alla due giorni hanno partecipato anche alcuni allevatori di selvaggina da lancio e c'era anche uno stand dedicato al gruppo ornitologico lucchese. E noi siamo un gruppo di ornitologi lucchesi, io sono il presidente, mi chiamo Baggio e come se vedi è quello che cerchiamo di fare, cioè propagandare per i giovani soprattutto la voglia di allevare e di avere la vita in mano, proteggere la natura, tutto qua. L'associazione Lucca Senza Barriere ha lanciato una raccolta di fondi a favore dell'atleta paralimpico di paradressage Denis Koku. L'obiettivo è quello di raccogliere 10.000 euro per poter acquistare un cavallo e far così partecipare Denis ai campionati italiani in programma il 15 giugno. Tutte le informazioni sono disponibili su internet, sulla piattaforma di crowdfunding Eppela. Ed ora parliamo della Fondazione Mario Tobino e di relative premiazioni. Mattinata di premiazioni per la Fondazione Tobino. Nell'auditorium di San Micheletto è stata celebrata la giornata finale del premio dedicato al medico scrittore, giunto alla sua 12ª edizione. Dopo i saluti delle istituzioni, hanno introdotto la cerimonia gli interventi della presidente della Fondazione, Isabella Tobino, e di Elda Carlotti, coordinatrice della commissione del premio. Poi la consegna dei riconoscimenti agli studenti che si sono misurati sulla produzione di un racconto o di altre prove artistiche su Mario Tobino e il rapporto tra follia e normalità. Tra gli alunni delle superiori il primo premio è andato a Lisa Paoli del liceo artistico musicale Passaglia di Lucca, il secondo a Sofia Stagetti del liceo scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio e il terzo a Giovanni Bucci del liceo scientifico Vallisneri di Lucca. Nella sezione dedicata alle scuole medie, il primo premio è stato assegnato alla classe seconda D con la collaborazione delle classi terza A, terza B e prima A della scuola Gragnani di Torre del Lago. Secondo premio alla classe terza A della scuola Nottolini di Lammari. Infine, per le scuole elementari, primo premio alle classi quarta A e quarta C della scuola primaria Lambruschini di Viareggio. La giornata è poi proseguita con un convegno sui 40 anni della legge Basaglia, che nel 1978 dispose la chiusura dei manicomi, compreso quello di Maggiano.
È tutto per quanto riguarda la prima parte del TG. Noi una breve pausa, ma torniamo subito dopo con le notizie sportive. Naturalmente in primo piano il passaggio, possiamo dire, finalmente di proprietà della Lucchese, che da poche ore, ormai possiamo dire, è di Lorenzo Grassini.